Mezzanotte piove, dovresti dare un'occhiata al canale di mezzanotte. Non è che abbia altra scelta. Con sempre quel cazzo di calendario. Non so perché mi fa ridere, apparirà qualcosa in TV? Non so perché mi faccia così ridere vedere quel calendario di Persona 3 in game. Ok, è uno che sta menando. È apparsa una sagoma. Non ho visto, aspetta. L'immagine è fuori fuoco, ma hai come l'impressione di averlo già visto. Ma va? L'hai visto? Misako. Esatto. Potrebbe essere Kanji Tatsumi. Ah, やっぱ そうだよな. Ma va? どっかで見たなと思ってたけど。テレビだよ、テレビ、特番。カメラに、うわーとか叫んで、超怖えの。よし、これで目星ついたな。明日またみんなで話そうぜ。あ、そうだ。Certo. 話全然変わるけど、電話しついでに聞いていいか。この間から Certo, 言おうと思dimmi. ってたんだよ。お前さ、天城と里中のことどう思う？ぶっちゃけどっちが好み？Oh no. Oh no. Perché? Entrambe? Hai detto a Yosuke che non ti piace un tipo preciso di ragazze. La tua statistica di comprensione è aumentata. Oh, meno male. Magi? O ma subi hai hirosugi daro. No. Ah, shintai shinakute mo. Yosuke, Ochikan però. Ho kore, naizumi appena visto kokurasai. uno che sta per morire. Quale delle Ashita na. ragazze della nostra classe ti piace? Yosuke, ho capito. Gli ormoni, tutto quello che vuoi, però. Simpatia, cortesia, orco. Vai in Mona. Kinono kare, yappa kare da yo ne. Tatsumi Kanji ka. Miru kara ni karami nikusou da yo na. てか、すっげえ怖い人なんじゃないの？この前の特番見た？ああ、見た見た。Tutti l'hanno visto. 暴走族の番È 組？strano che nessuno di voi l'abbia 私も見riconosciuto たalla よ。prima. あの子、小さい時はあんな風じゃなかったけどな。ユキコ、彼のこと知ってんの？今は全然話さなくなっちゃったけどね。あの子の家、染め物屋さんなんだけど、うち、昔からお土産品仕入れてるの。Ottimo, だダかイ。ら今も、カンジ Magari 君のお母さんriuscirete とたあまに話parlarci すよ。in qualche modo. あ、染め物屋さん、これから行ってみる？話くらいは聞けるかもしれないし。Ne dubito, そうだ però ね。andiamo. 最近なんか変わったことはないかとか。本人に直でコンタクトすんのは怖いけど、さすがに自分家の店先なら暴れないっしょ。よし、じゃあE 今から行vediamo ってせみるla か。signora che inseguiva Daci 危era なくなっla たら madre音di 消しlui. てよろしく。Ha deciso di andare a casa di Kanji per parlargli. Se si mette male, continua su di voi. No, non è lei, per fortuna. Cioè, こんにちper は。fortuna. あら、ゆきちゃん、いらっしゃい。それじゃあ、僕はこれで。あんまりお役に立てなくてごめんね。いえ、なかなか興味深かったです。では、また。 Buona giornata. Che cazzo vi girate? なんだ？変なやつ。見ない顔だよね。ゆきちゃん、相変わらず綺麗ね。ありがとお母さんの若い頃に似てきたわよ。今日はどうしたのかしら？お友達とお買い物？あ、いえ、その。Stiamo cercando suo figlio. Che bei tessuti. あれ、このスカーフ、これどっかで見たような。Quella lì con le farfalle? ん？ああ、見覚えあんな。どこで見たっけか。わかった！あそこだ！テレビの中！Che cazzo そうか、urlate che顔出しc'è のla ポスターあった部signora? 屋の。ってことは、山の穴の？あなたたち、山野さんとお知り合い？ Gliel'ho fatta io quella sciarpa. あ、ちょっと。もしかして山野さん、これと同じの持ってました？ええ。それはもともと彼女Lo に頼まれ sapevo. たオーダーメイドだったLo の。sapevo, cazzo. 男物と女物のセットだったんだけど、やっぱり片方しかいらないって言われてね。仕方なくもう一枚はこうして売りに出してるのよ。
E sicuro qualcuno la comprerà prima o poi. La compriamo? Ah, è vero, era usata come cappio, ora mi ricordo della stanza. Ora me lo ricordo. Certo, signora. Sì, ma non è lui l'assassino, dai, palesemente. Se non sarebbe dentro la TV. Cioè, neanche state lì a pensarci, davvero. Ah, eccolo qual è il negozio. Ehi, bel nascondiglio. Esatto. E ora dietro la conversazione Kanji e tra il ragazzo. Ok. Oh no. Oh no, scappiamo. Ma come fa a essere della stessa età loro, o poco meno, o poco più? Sembra un trentenne. Che gli sta bene? Strano. Che hanno preso di mira lui. Kanji è il bersaglio, palesemente. Esatto. Prendo la persona più vicina a chi corrisponde al caso. Ci ho azzeccato. Ti sta bene, Yosuke. Vaffanculo. Ti sta bene. Questo vuol dire che allora anche il primo caso, quello della senpai di Yosuke, non puntavano a lei, puntavano alla madre. Forse. Però mi sembra stupido. Esatto. Ne dubito, Yosuke. C'è anche l'alta possibilità, questa possibilità, che l'assassino stia facendo tutto a caso, cioè, o meglio, non a caso, però non ci siano veri collegamenti fra tutti i vari casi. Forse dal primo al secondo sì, ma dal terzo, quindi Yukiko in poi, potrebbe essere solo un grande creare casino. Sì, cosa? Sai, stai per essere rapito. Invece secondo me vi state facendo prendere dalle apparenze. Molto palesemente. Ecco, per il caso ovviamente. Ma dai!
リアルに変態っぽいよ。俺は天城と話してんの。あ、思い出した、今日お豆腐買って帰るんだった。え、クインディ一切聞いてねえ。はいはい、じゃあ明日ね。でもそっか、張り込み尾行。Siamo una squadra investigativa。地味にワクワクしてきた。Senti, esatto, lo sapevo. Hai deciso di tenere d'occhio Kanji e il negozio di vestiti da domani. Ah, pensavo sarebbe aumentato il rango. Peccato. Forse aumenta con l'aumentare dei membri del gruppo. Okaerinasai. Bentornato. Che carina che sei. Dovresti andare a letto presto. Oggi dovresti andare a dormire presto per essere in forma domani. Che palle. E andiamo a dormire. Oggi non abbiamo fatto nulla di produttivo. ターゲットは投稿しているな。投稿は確認済みであります。ターゲットは本日昼休み終了間際、母親の手作り弁当を持参にて投稿。現在はトイレで髪の毛いじってるで。まあ、こうめ。ターゲットはやたらそわそわしており、絡まれたら嫌なので出てきたであります。何の約束なんだろう。昨日の男の子、顔見知りって感じじゃなかったよね。Forse anche l'altra persona sta indagando. E non ci ha visto, siamo lì dietro. Gome, matase jatta kana? No. Ya, ore mo ima kita toko da kara. E se ne vanno. Nanda are. Tonikaku sa, okakenai to miushinatchau yo. Quindi la giornata di oggi è pedinamento? Sore ja futate ni wakare yo. Kanji bikohan to mise harikomi han. Voi due ci fate il negozio. Noi due facciamo loro due. Ma che do suru? Vado con Yukiko. Oh, wakatta. Yabba, mo mienaku natchau. Iku yo, Hanamura. Ore to Satonaka ga pair da na. Ma ikka kono sai. Yosuke. Ja barenai yo ni ore wa koibito doushi no furi de izo. Sì, come no. Ya da tsu no. Narenake hitsuyou nai shou? Esatto. Sassa to bikou suru yo. Questa forse, allora, io ho scelto lei. Daijoubu kana? Ho scelto lei per avere l'occasione di stare da soli, come diceva il gioco. Speriamo sia l'evento. A me va benissimo, visto che tu lo conosci meglio di me il negozio. Spero sia l'evento giusto. Spero di aver scelto bene. Perché sennò davvero ce la tiriamo per troppo tempo. Omotase, kore nomimono. Grazie. Omise no hou wa toku ni kawatta koto wa nai mitai. Kono mama nani mo nakereba ii kedo. Speriamo. Ne dubito altamente. Purtroppo non è abbastanza coraggio, lo sapevo. Ne dubito. Karaburi ni naru kedo, sono hou ga ii no kamo. Esatto, meglio essere sicuri. Moshi hontou ni kitara, chotto kowai kedo. Watashi mo tsukamaeru no kyoryoku suru. Minna ni tasukete moratta no ni. Brava. Jibun dake nani mo dekinai nante, iya da kara. Dobbiamo aumentare il coraggio. Watashi ni mo dekiru koto aru tte omou kara. Ah, gomen ne. Nande konna hanashi shiteru ndaro? Non ti preoccupare, va benissimo così. Chie, va bene, un conta. Percepisci la gratitudine e l'affetto di Yukiko. Lo sapevo, ho fatto bene. Io volevo andare con Chie, non lo voglio negare. Però sapevo che era l'evento giusto questo, lo sapevo, dannazione. Se tu sei me, io sono te, hai instaurato un nuovo legame. Ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai le persone dell'arcano papessa. Pensavo che lei fosse l'imperatrice. Pensavo che lei fosse Empress, davvero. Certo, lei è divertente. Chie però, d'altro canto,
ha un fascino che a me attira molto di più. Cioè, quel tipo di ragazza che a quell'età lì mi ci sarei veramente sentito molto a mio agio. Però anche lei è molto caruccetta. La determinazione in battaglia di Yukiko si è rafforzata. Ora Yukiko può ridestare un alleato atterrato in battaglia. Non hai ancora chiesto a Yukiko il suo numero. Abbiamo bisogno di più coraggio. Ci sono un sacco di conversazioni che ci hanno impedito di parlare per il semplice punto che non abbiamo coraggio. A questo giro però ce l'avevamo abbastanza. Hai scambiato il tuo numero di cellulare con Yukiko. Al negozio non sembra succedere nulla. Hai parlato con Yukiko di molte cose. Però a questo giro gliel'abbiamo chiesto esplicitamente. Quindi il secondo livello di coraggio basta e avanza per chiedere il numero. Dai, almeno quello. esatto. Sentiamo. Sore yori sa, mise ni itta futari do natteru kana? Sta andando bene. Anga yatsu, Amagi no koto kudoite. Ma no! Masaka, anta to chigau de sho. Che pezzo di merda che sei. Yukiko tte sou iu no kyoumi nai shi ne. Tei u ka, kare tte moshikashite Yukiko no koto. Siete due pezzi di merda, tutti e due. Sore wa dou de shou ka? Ore la ammari sou iu hanashi shinai kara na. Sei un farabutto, Yosu, che ci stai mettendo merda. Honto wa nanka shitten de shou. Ya, honto shiranai tte. Tsukiai mo mada nagaku nai shi sa. Sei un pezzo di merda, Yosu, che mi stai infamando. Nani shitten da omara? Na, ya, tori sugari no baka ppuru desu. Dare ga yo? Baka ichiichi tsukkomu na yo. Omera, tashika kinou no. Eccolo, primo contatto. Yada na. Tamatama ushiro aruiteta dake datte. Ore ra kaeri atsu nande. Honja. Ano, futari no jama toka suru tsumori nai shi, namo ayashii toka omotte nai shi. Ayashii. Ecco. Baka, Satonaka, yokei na koto. Cho, mate kora. E che sei solo normali. Sonna ja nezo. Ecco appunto. Magi chi è canna? Ah? Chi te no la ora? Magi, se te chi è canna? E finì così tutto il tempo. Ma quanto ni, moshi wa kenai. Mi catte cosaru. Chi l'avrebbe mai detto? Tonikaku, koko de skoshi matte mi yo. Kanji-kun, kaette kuru. Ed ecco che stasera non tornò a casa, Kanji. Ecco esatto, invece. Dove de nani shiteru? Che culo! Chi no baka ppuru ja ne ka? Chigau tsuu no! Nda yo, temera. Tsukimato iyagatte. Dou natte yanda? Doitsu mo koitsu mo. Ya ma omera ga nanka waru itten ja ne kedo yo. Ah, kusso! Ci vuoi dire cosa succede tu o te lo dobbiamo chiedere noi, eh? Chotto iika. Saikin nanka hen na koto toka nakatta? Hen? Hen da to? Kono ore ga hen da tsuu no ga? No, non è quello che abbiamo detto. Sou ja nakute. Temera, ima sugu usenei to shimen zo. Kyutto shimen zo. Nande sou naru nda? Maji yan zo ora. Porca troia. Siete scappati da Kanji a gambe levate. Wow, che gruppo investigativo. Scooby-Doo, levati dalle scatole. Ma dici sempre che ti devi allenare. Fa bene correre, dai. Ma non è successo niente. Shanai ne, taihen da kedo. Tonikaku, kyou wa mo kaero? Mo honto tsukareta. Usciremo stasera? Ne dubito. E se non possiamo uscire, tanto vale finire di leggere almeno. Oh, okaeri, bentornato.
È iniziata a piovere, non ti sei bagnata, vero? E niente, stasera di nuovo canale di mezzanotte. Gli eventi di oggi ti hanno sfiancato, dovresti tornare in camera tua a riposare. Vai, non è che ho molta scelta, giusto gioco? Pip pip. Chi è che chiama? Yukiko? No, sarà Yosuke. Ah, strano. Non ti preoccupare. Starà bene, non mi piace riguardo cosa. Ma come? Non mi piace. Molto probabilmente. Vedremo il suo canale TV. Yukiko ha riattaccato. Devi guardare il canale di mezzanotte. Aspettiamo la sera allora. Piove. Potrebbe apparire qualcosa. Eccolo qua, cos'è? Un hotel? Vedi qualcosa sullo schermo? Sì, vedo qualcosa io, 3X vedo. Minasama, konpanwa. Hatten, boku no machi no ojikan desu. Konkai wa seibetsu no kayako e suukou na ai o motomeru hitobito ga tsudou aru shisetsu o go shoukai shimasu. Gokuhi senryu ripoto o suru no wa kono boku. Tatsumi Kanji kun desu. Allora, è palese che abbiano introdotto un personaggio probabilmente bisessuale. Però in questo modo lo stanno enfatizzando dalla parte più di qua che di qua. Cioè, anzi, più di qua che nel mezzo. Perché si vede che è sicuramente un uomo di quelli le donne. Però in questo momento è quello e è enfatizzato così tanto da essere totalmente sbagliato. Cioè, è vero che quello è il suo vero io. Però così è... Wow. Quella era sicuramente Kanji. Yosuke? Ecco, troppo imbarazzato per parlare con chiarezza. E quando mai? Era davvero Kanji. Certo, sicuro. Le terme. Era una spa. Decidi di andare a letto. Beh, non è che avessi scelta. Quindi domani sono obbligato o è già l'inizio di andare? È certo che è già dentro la TV. Quella è una bella domanda. Il mondo che visitiamo. Ma più che altro chi è il primo che l'ha fatta partire questa leggenda? Io ha nantonaku mietteru wake janakute
失踪者のせいで見えてるってことらしいけど。はぁ、てかユキコの時も見えたけど、当のユキコはそんなに関わった覚えないわけじゃん。やべ。あのさ、ちょっと話それるんだけど、あの映像って犯人も見てるんだよね。多分ね、きっとどっかで面白が、まさか楽しんでるってこと？まあ、certo che si diverte。人を放り込んでその後に映る番組を楽しんでるの？ああ、なるほど。可能性あるな。うわ、頭の中の犯人像が一気に変態属性になった。perché sicuramente sarà così Yosuke。うわ。わわわわ。ユキコの一連の話見られたんなら。一緒に私のも見られた可能性ある。 Non credo, perché tu non sei stata rapita. 絶対許さん。 E poi era pomeriggio. 後にしてやる。 野郎ども。 1. 漢字を助ける。 2. 犯人潰す。 3. 犯人ぶっ潰す。 OK? OK, siete ancora determinati a salvare Kanji. squadra investigativa livello 3. Sentiamo. Il matto è migliorato, però niente bonus. Lo sapevo che si sarebbe messa a ridere. Mito-san, unaji datta yo. Se la ride per così poco. Oh, contenta lei. Ed eccoci già nel mondo della TV. A me se già ce lo fanno completare il primo giorno, a me va benissimo. Però questo giro farà una cosa un filo diversa. Cocci ni dare ka haitaro. Ah, oh. Dare ka iru mitai. Quando mai? Mitai te basho wa? Wakaran kuma. Kanji kun te otoko no ko da to omou dakedo. Wakaran kuma. Mo, nan nano? Nan ka suneteru to ka? Hana kun kun shite mo do kara no nioi ka wakaranai no. Da una nuova zona? Ma lo cangai si nanja nai no ka? Jibun ga ittai nani mon da toka? Itsukara koko ni iru no ka toka? Tashika itte da yo na? Douse karappo atama nan da kara, amma cangai na yo. La tua testa è vuota. Nanka, kekko shinkoku? Beh, se non mi parla per tutto il dungeon mi fa un piacere. Komaru ndatte, konna sekai. Totemo yamikumo ni nante susume nei shi sa. Kanji kun no hinto ga aru to ii kamo. Soshitara kuma, shuchu dekiru yokan ga shimeiteru. Kanji kun no koto ga yoku wakaru yo na, nanka nai? Kanji no koto ka, nanka tte iwarete mo na. Uwasa nara yoku kiku kedo. Shitashii tte wake ja nai shi ne. Kanji kun no hito gara o kanjiru yo na, nanka soyu hinto ga hoshii kuma yo. Parlagli della spa. Kanji kun o shitteru hito ni chiedemireba in janai kana. Nel bagno turco, parlagli di quello. Potrebbe riuscire a capire dove si trova Kanji se ottiene più informazioni su di lui. Ma di che informazioni potrebbe aver bisogno? Hai deciso di informarti su Kanji in giro per la città. Wow. Quindi perdiamo due giorni per nulla? Allora, io proverei da primis dalla scuola. Kanji, ehi, ora che me lo fai notare è da un po' che non lo vedo a scuola. Eppure lo incrociavo spesso nell'area commerciale. Ok, dovrò andare nell'area commerciale probabilmente. Ah, la professoressa, buongiorno. Oh, tempismo perfetto. Star, potrei rivolgermi a te per un piccolo favore? Certo, mi dica. Ah, molto gentile da parte tua. Permettimi di spiegare. Il fatto è che mi servono materie prime per costruire una nuova bacchetta da rabdomante. Quello che uso non sembra più rispondere al mio potere. Ecco perché ho ritenuto necessario realizzarne un'altra. Un oggetto speciale richiede materie prime speciali. Conosci qualche posto dove reperire materie prime rare, Star? Nel caso potrei ricompensarti con qualcosa dalla mia collezione di artefatti. Ho certe rarità che non troveresti mai nei negozi. Ergo, che ne dici? Va bene. Ah, che il destino guidi le nostre mani come gli ingranaggi della storia. Vorrei che cercassi un'asta sospetta, se fattibile, chiaramente. Missione accettata, la 17. Wow, siamo passati dalla 7 alla 17. Tu stai cercando indizi? Ho chiesto chi conosce la famiglia o il negozio di Kanji-kun, ma ho sentito solo tante cattiverie o cose come da piccolo era molto carino. Mi hanno detto di parlare con l'ultima persona che l'ha visto, ma non so chi sia. Yosuke che ci prova con una tizia a caso.
Ehi, come ti sta andando? Beh, ho chiesto un giro nell'area commerciale, ma la gente non mi degna di uno sguardo. Ah, che frustrazione, dove posso trovare qualche indizio? Ecco qua la madre, giustamente. Chi chiedere se non alla diretta te interessata? Ah, anche tu sei qui per chiedere di Kanji? Accidenti, chissà dove sarà andato, è sempre il solito. Sai, poco fa è venuto anche un ragazzo a Esile a chiedermi di lui. Ci ho pure parlato, ma non lo vedo da un po'. Un ragazzo ha parlato con Kanji? Sarà il ragazzo minuto di prima? Se si tratta di lui potrebbe sapere qualcosa. Hai deciso di cercare il ragazzo? Dove? Un ragazzo minuto con un cappello? Potrei averlo visto. Stava parlando con un po' di persone al Junes. È un tipo particolare. Non so cosa stesse facendo, ma non mi riguarda. Ma so che va spesso da quelle parti. Lo vedo più spesso il martedì. Merda, il giovedì e nei giorni di festa. Quindi dobbiamo farlo domani. Ciao Cie. Capisco, quindi dobbiamo trovare quel ragazzo, eh? Ok, vado. Ah, cosa? Oh, tu sei il nuovo studente, Star. Star? Oh, questa è la tua scarpiera. Devo essermi sbagliata. È scappata via. C'è qualcosa nella scarpiera. Ma... è un biglietto. Scusa se ti scrivo queste cose all'improvviso. Ho soffocato i miei sentimenti per non disturbarti durante gli studi, ma devo assolutamente dirtelo. Ti amo. È una lettera d'amore molto dolce, però indirizzata a qualcun altro. A quanto pare questa ragazza l'ha infilata nella scarpia sbagliata. Forse è stata lei a scrivere la richiesta sull'ema che la volpe ti ha mostrato. Dovresti parlarle appena la rivedi. Ok. Credo di non avere nient'altro da fare, quindi a questo punto. Però aspetta. Persona. Forza, ok, ce l'abbiamo. Ehi, Star. Oggi la palestra è aperta e pare che nessun'altra squadra se ne usufruirà. Vieni ad allenarti, vero? Visto che possiedi Raksha, potresti aumentare. Konko si rafforzerà presto. Partecipi agli allenamenti del club di basket. Va bene. Grande, diamo il massimo. Ko sembra felice. Devo ricordarmi domani di andare al Junes. Palestra del liceo Yesogami. Pam 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 pam. La tua statistica di dirigenza è aumentata. Cavoli, che fame. Ehi, Star, Aya o Junes, decidi tu. Aya, è qua vicino. Oh, sai il fatto tuo. Il loro Ogoru è pazzesco. C'è un bagliore nello sguardo di Ko. Oh. Ehi, Ko, sbrigati. La squadra di calcio ha già finito. Siete delle schegge, cavoli. Non dovete mettere a posto. Sì, ma non è compito mio. Ah. Ah, già, c'è una ragazza nella mia classe che ti sta cercando. Ha preparato qualcosa a economia domestica. Ha detto a Ko piacciono i dolci o qualcosa del genere. Beh, i dolci non mi dispiacciono. Sono quasi geloso. No, no, siamo solo amici. Ko ride. I dolci e tutto il resto non mi dispiacciono. Vorrei solo che smettesse di chiamarmi Ko-chan. Giuro, più dico alle ragazze di non chiamarmi così, più si divertono a farlo. Detesto il mio nome, Ko. Fa davvero schifo. Beh, cosa vuoi fare? Vado a prenderli, dai. Poi li condivido con voi. Ti piacciono i dolci, Star? Vuoi che te ne prenda uno anche per te? Certo, grazie. Scommetto che se facessi il tuo nome me ne darebbe una tonnellata. Perfetto, ci penso io. Prenderò così tanti dolci che diventeremo troppo grassi per allenarci. Ko è motivato. Il tuo legame con lui si è rafforzato. Forza, compagni atleti livello 2. Perfetto. Io vado. Dai su che Star, non andate via senza di me, va bene? Se non vi trovo qui al mio ritorno mi metto a piangere. La cosa divertente è che lo dice sul serio. Avete aspettato Ko, vi siete fermati in vari posti per ritornare a casa. Vabbè, una volta ogni tanto fa bene allenarsi, dai. Quando è che escono i risultati? Bentornato. Oh, sì, voglio passare il tempo con lei, però aspetta. Lei era giustizia? Justice. Ok, ho principati. Sì. Sembra che Nanako non abbia nulla da fare. Visto che hai principati, giustizia, il legame si rafforzerà. Vuoi passare la serata con Nanako? Certo. Ok, evviva. Nanako sembra felice. Fratellone. Nanako è irrequieta. Forza, parla. Ok, ecco. Nanako sembra sollevata. Sei figlio unico.
non penso che il gioco abbia un'interazione diversa per queste due. O meglio, nel senso, puoi sceglierle entrambe. Quindi, no, non sono figlio unico. Quindi è una sorellina? O te? Oh, la tua sorellina. Lo sapevo che avrei potuto rispondere in questo modo. Sembra felicissima. Un po' di tempo fa papà mi ha detto che la nostra famiglia non si sarebbe allargata, ma ora ho un fratellone. Nanako ti investe come con un sorriso che va da un orecchio all'altro. Percepisci la gioia e il legame si è rafforzato. Giustizia. Mi fa ridere che giustizia sia lei, però. Madonna mia. Parliamo, fratellone. Voglio sapere della tua scuola. Nanako ti ha pregato di parlarle. Hai deciso di raccontarle del più e del meno. Oh, ho fatto tardi. Oh, che carina, che è più carina. Comunque, il signore ieri ci ha detto che il ragazzo è al Junesi il giovedì. Ehi, Star. Secondo le previsioni del tempo, non dovremmo preoccuparci della nebbia per un po'. Non montiamoci la testa come al solito. Possiamo salvare la situazione senza perdere la concentrazione. È un'ottima idea. Già, non gioverebbe a nessuno se ci facessimo prendere dall'ansia. Sfruttiamo al massimo il tempo fino al prossimo giorno di nebbia, così lo salveremo di sicuro. Io in realtà vorrei... eccolo. Vorrei entrare subito, il prima possibile, dentro. Ehi, ragazzi! Hanno pubblicato i risultati degli esami. Oh cacchio, lo rendo un momento della verità. Oh beh, andiamo a dare un'occhiata. Hai deciso di controllare i risultati dell'esame. Dai, quanto avrò preso? Cioè, a che punto sarò? Perché le risposte le abbiamo date giuste. Il tuo voto è tra i primi 10. Wow, grande, ben fatto Star, sei davvero intelligente. Gli amici con cui hai un'affinità sociale si congratulano con te. Senti di essere avvicinato un po' di più ai tuoi compagni di scuola. La pausa pranzo è quasi finita e decidi di tornare in aula. Che bello. Yumi? Lo sapevo. Ma in realtà oggi non mi dispiacerebbe. Ehi, Star-kun, oggi ci sono le prove, verrai, giusto? Vuoi passare il pomeriggio con il club di teatro? Decido dopo, scusami, non sono sola persona. Capisco, beh, come vuoi. Però cerca di non dimenticare quello che ti ho insegnato. Cosa vuoi fare dopo la scuola? Bella domanda. Ecco, Cristo. Ehi, Star, ricordi che oggi c'è l'allenamento, sì? Ti conviene non mancare, ci vediamo dopo. Forse dovresti andare agli allenamenti di basket. Sono già venuto ieri. Vorrei fare teatro. Però vorrei anche entrare il prima possibile. Prima però devi raccogliere le informazioni per Teddy. Esatto. Ma non è la ragazza di ieri questa? Oh, sei tu. È la ragazza che ha messo per sbaglio la lettera d'amore nella tua scarpiera. L'hai letto la lettera? Certo. Come hai potuto? Capone! Non ho avuto nemmeno il coraggio di firmarla. E ora un perfetto sconosciuto ha scoperto il mio segreto. Ah, che senso ha continuare a nasconderlo? Ormai mi sono messa in ridicolo da sola. Tanto vale dichiararmi, non credi? La studentessa è scappata via. Magari la prossima volta potresti chiederle com'è andata la sua dichiarazione d'amore. Perché no? Facciamo le cose in ordine ora. Proviamo ad andare da Junes. Eccolo qua, al posto di Adachi tra l'altro. Ti serve qualcosa? Qui si incontrano molte persone di città, è un posto comodissimo, vero? Non è il ragazzo che si è visto con Kanji un po' di tempo fa? Potrebbe sapere qualcosa su di lui, eh? Vuoi sapere se ho notato qualcosa di strano quando ho parlato con Kanji-kun, eh? D'accordo. Visto che sembra una questione urgente, te lo dirò. Se parli dei fatti recenti, allora sì, è successo qualcosa di insolito. Quando ero con lui ho sentito che qualcosa non andava, così gli ho detto che sembrava un tipo strano. A quel punto ha cambiato espressione all'improvviso. Mi ha sorpreso. Per questo sono convinto che quando l'ho incontrato agisse in modo forzato e a tratti innaturale. Magari soffre di qualche complesso, anche se non posso provarlo. Sembra che Kanji abbia un complesso o qualcosa del genere. La reazione di Kanji all'espressione tipo strano, forse questo indizio potrebbe bastare per Teddy. Dovresti andare a dirlo a Teddy appena possibile. Grazie. Ok, io direi di occupare la giornata di oggi andando al club teatrale se non abbiamo di meglio da fare. O meglio, forse dovrei preoccuparmi di Yukiko se la trovo in giro. Ok, direi di passare la giornata con Yumi. Oscar! Ehi, Star-kun, oggi ci sono le prove, vieni, vero? Certo. Ok, facciamo del nostro meglio. Yumi sembra felice. Club di teatro del liceo Yasogami.
Hai partecipato agli esercizi di recitazione. Ti sei dedicato con impegno nell'espressione di svariate emozioni. La tua dialettica è aumentata da rude a eloquente. Ora abbiamo tutto a livello 2, per fortuna. Ah già, Star-kun, hai sentito che il club di teatro parteciperà alle competizioni scolastiche? Quest'anno avrò il ruolo di protagonista. Mi aiuterai nella mia parte? Yumi, tua madre è svenuta! Hanno chiamato dall'ospedale! Cosa devo fare? Stiamo ancora... Vuoi che venga con te? Non preoccuparti. Vado. Yumi è uscita di corsa. L'ospedale, chissà cos'è successo. Mi sa che siamo troppo in apprensione per continuare con le prove. Per oggi finiamola qui. Yumi sarà andata all'ospedale? Ha deciso di andare a vedere. In un corridoio dell'ospedale municipale di Inaba. Ah, siamo andati davvero? Ehi, cosa sta succedendo? Lui, cosa ci fa qui? Perché sei insieme a lui? Non eri svenuta, mi hai mentito. Non ci posso credere, dimmi cosa sta succedendo. Yumi, è stato lui a svenire, non io. Ma sapevo che non saresti mai venuta se te l'avessi detto così. Quindi, sì, ti ho mentito, volevo che lo vedessi. Mamma, credi davvero che io voglia sapere qualcosa di quell'uomo? No, so che hai sofferto molto e mi sento responsabile di ciò che è accaduto. Però vedi, era il suo ultimo desiderio. Non gli resta molto tempo, ecco perché voleva vederti. E allora, anche se dovesse morire, non me ne frega niente. È un estraneo per me, non è mio padre. Mamma, lui ci ha abbandonate entrambe. E adesso che è in punto di morte si aspetta che lo perdoniamo. Non le voglio sentire queste stronzate. Ormai ho deciso, rimarrò al suo fianco fino all'ultimo. Lasciarlo morire da solo sarebbe troppo crudele da parte mia. Ma sei stupida! No, non è vero, non lo farai! Yumi, mi dispiace, ho deciso. Allora fa pure, non è un mio problema. Madonna, quanto è alta lei! E tu che cazzo ci fai qui? Dopotutto, sono già stata abbandonata una volta. Esatto, ci vai qui, hai sentito tutto. Non avrebbe senso mentirle, sì, ho sentito. Tu, origli le conversazioni private della gente, ma che problemi hai? Yumi sembra in preda allo sconcerto. Mia madre non è svenuta. Una volta arrivata in ospedale ho scoperto che essere ricoverata non era mia madre, ma l'uomo che un tempo era mio padre. 10 anni fa lui ci ha abbandonato. È scappato con un'altra donna, quel verme spregevole. E adesso torna strisciando da sua figlia perché sta morendo. Già, dopo essere stato scaricato da quell'oca svampita. Dovrebbe vergognarsi. È un vero schifo. Dopo tutto questo tempo ero finalmente riuscita a dimenticarlo. Il suo nome, la sua faccia, la sua stessa esistenza. L'avevo rimosso completamente. Come se non bastasse, mamma rimarrà con lui fin quando non tirerà le cuoia. Che stupida. Come si fa a essere così ingenui? È stato lui a lasciare lei. Non capisce. È un poveraccio di seconda mano scaricato da un'altra donna al momento peggiore. Sono così patetici. Yumi trema dalla rabbia. Consolala. Taci, cosa vuoi saperne di me? Yumi china il capo. Vabbè, ma c'hai ragione. Avremmo dovuto starci per i cazzi nostri. Mi dispiace. Scusa, mi sono calmata. Allora, cosa ci fai qui? Tutto questo deve essere uno spasso da guardare, eh? Sei riuscito in qualche modo a essere di conforto per Yumi. Senti che il tuo legame con Yumi si è leggermente rafforzato. Leggermente. Yumi, il sole. L'affinità sociale è arrivata a livello 3. Vado a casa. Facciamo la strada assieme. Bye bye. È accompagnato Yumi a casa. Il suo sguardo era pieno di malinconia. E come darle torto, giustamente. Oh, eccoti. Tu, oggi non hai nulla da dirci. Ho sentito che al tuo ultimo esame te la sei cavata alla grande. L'ho saputo durante le indagini. Mi fa piacere vedere che ti comporti in modo responsabile, anche se ti sei appena trasferito. Ogni tanto dovrei comportarmi da zio e darti qualche soldo. Non spenderli tutti in... Nah, usali come preferisci. Hai ricevuto... la madonna, 20.000 yen. Dio mio, grazie. Oh. Come stai? Ormai dovresti esserti abituato a vivere qui. Parliamo con Dojima. Ti stai annoiando? Beh, accomodati.
Nuovo confident, punti esperienza, bonus. Da quando sei arrivato non abbiamo avuto il tempo di chiacchierare, Dojima è alla disperata ricerca di un argomento di cui parlare. Dimmi, come va la scuola? Dovresti già saperlo, mi hai appena dato 20.000 yen, è divertente. Capisco, mi fa piacere. La tua vita da liceale finirà in men che non si dica. Cerca di divertirti, mi raccomando. Dojima annuisce compiaciuto. Che altro? Ah, sì, come va con gli amici? Ne hai trovati parecchi. Dojima è accigliato. Non sarò io a dirti chi frequentare e chi evitare, ma... Sai a cosa mi riferisco, vero? Dillo chiaramente. Non è abbastanza coraggio, e che palle. Sì, sono responsabile. Oh, quindi l'hai capito. Dojima annuisce. Per qualche motivo, quando capita un incidente, sei sempre nelle vicinanze. Vorrei poterlo ignorare, ma gli omicidi sono iniziati quando sei arrivato in città. Wow. Eliminare gli elementi casuali fa parte del mio lavoro. Contano solo i fatti. Se continuerai a essere coinvolto nel mio lavoro, allora... Che succede? Il fratello non ha fatto niente di male. Lo so, non era quello che intendevo. Ma te la stai prendendo con lui? Non me la sto prendendo con lui, stavamo solo facendo due chiacchiere. Si è fatto tardi, vai a dormire. Ok. Diamine, si sta proprio affezionando a te. Ascolta, cerca di non farti coinvolgere in qualcosa di pericoloso. Se sei al sicuro, non c'è problema. In fondo i tuoi genitori non mi hanno chiesto di farti migliorare a scuola. Sembra che Dojima sia sinceramente preoccupato per te. Oddio, sembrava che mi stesse per menare due minuti fa. Percepisci l'accenno di un legame formarsi tra te e Dojima. Yes, vabbè, ascolta, volevo leggere. Ma è andata bene anche così. Ierofante, tu sei me, io sono te. Hai instaurato un nuovo legame, ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai per sé dell'arcano Ierofante. Che in realtà mi va benissimo, anche se non abbiamo il rapporto incredibile, ma va bene. Almeno prendiamo punti extra quando le formiamo. Le cose sono leggermente diverse da quelle a cui sei abituato, ma questa città non è affatto male. Anche se al momento è un po' troppo pericolosa. Beh, direi che anche per te è arrivata l'ora di dormire, cerca di riposare. Notte. Auguri la buonanotte a Dojima e vai in camera tua. Beh, Dojima sarà particolare secondo me da tirare su, perché non è sempre a casa, quindi di conseguenza. Ok, oggi non mi sembra ci siano nessun tipo di attività. Non c'è Chie, non c'è nessuno, c'è ancora lei. Degli hobby oltre agli animali. Ecco, mi piace leggere. Quando leggo un libro è come se esplorassi nuovi mondi. Mi emoziona sempre aprirne uno per la prima volta. Avete esaurito gli argomenti di oggi, meglio tornare un'altra volta. Beh, almeno ha cambiato argomento chiedendogli di nuovo degli hobby. È la ragazza di ieri, ciao. Oh, ehi tu, senti qua. La mia dichiarazione è andata benissimo. Non riesco a crederci, sono felicissima. Sono contenta di aver sbagliato la tua scarpiera per la sua. Ah, già, ora che il mio desiderio si è avverato, devo andare a rendere grazie al santuario Tatsushime. Farò un'offerta enorme. Hai esaudito la richiesta scritta sul lema, le offerte in denaro sono aumentate, dovresti andare a dirlo alla volpe. Andrei adesso dalla volpe, così ci aumentiamo anche il suo confidant. Domani, se non c'è nessuno di importante, entriamo dentro il canale della TV. Se invece ci dovesse essere qualcuno, tipo Chie, Yukiko, Marie, ne dubito. Ci entriamo domenica, che la domenica solitamente non abbiamo molto da fare. Dovresti parlare con la volpe per realizzare il desiderio scritto sul lema. Chiamare la volpe dopo aver soddisfatto un desiderio su un lema rafforzerà il tuo legame, ma il tempo passa. Anche se non credo che a lui serva qualcosa. Cioè non penso gli serva qualcuno dell'eremita, forse. Forse le sue missioni sono solo completa le missioni e il rango aumenta da solo. Ciao! La volpe ti ha portato un emma col desiderio che è esaudito. Probabilmente preoccupata per l'esito. Hai detto alla volpe che è esaudito il desiderio scritto sull'emma. Au! La volpe sembra vivace. E vai! Soldi! Soldi per il tempio! Soldi! La volpe osserva la cassetta delle offerte e sembra soddisfatta. Se si venisse a sapere della benevolenza del santuario, verrebbero più persone a donare delle offerte. E vai! Yup!
percepisci la gratitudine della volpe. Dio mio, mi fa straridere sta cosa. La fidelità della volpe è aumentata, l'eremita è migliorato. Dato che il tuo legame con la volpe si è rafforzato, ti farò uno sconto sui suoi servizi all'interno della TV. Aspetta, in che senso? Ti farò uno sconto sui suoi servizi? Cosa vuol dire? Hai passato il tempo con la volpe. Si sta facendo tardi, hai deciso di tornare a casa. Mi dai un altro ema? No, penso che me lo darà, perdiamo la giornata e poi prosegui. No, in realtà non abbiamo perso la giornata. Bentornato a casa, fratellone. Voglio pettarti. Sì. Sembra che Nanako non abbia nulla da fare. Visto che possiede i principati, il suo legame si rafforzerà. Vuoi parlare con Nanako? Certo. Ok, evviva. Nanako sembra felice. Nanako cammina avanti e indietro senza darsi pace. Anche oggi papà è in ritardo. Pronto, casa Dojima. Papà! Eh? Oh, davvero? Ok, va bene, ho capito. Papà sta tornando a casa. Devo preparare la cena. Nanako è di buon umore. Vuoi una mano? Abbiamo finito i ravanelli. Papà si arrabbierà. Vado a comprarli io allora. Ma gli piacciono solo quelli del Junes. Oh, allora vengo anch'io. Nanako sembra entusiasta. A parte che ho appena notato che sul frigorifero c'è una delle carte. Credo sia il matto. Non ne sono sicuro. Andremo a fare compere assieme. Allora, io volevo portarla, però è sera, non volevo far uscire una bambina di notte, però siamo assieme a lei, quindi. Nanako sembra felice. Percepisci l'affetto di Nanako e senti che il vostro legame si è rafforzato. Param pam 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 pam. Andiamo, fratellone. Sei andato al Junes, più tardi a casa. Sei tornata. Papà, bentornato. Dove sei stata a quest'ora? Oh, al Junes. Non ti avevo proibito di uscire così tardi. Ma tu stavi tornando, allora io... A prescindere dal motivo, le regole sono regole. Me l'avevi promesso, ricordi? Scusa. Nanako si è intristita. Non è colpa di Nanako. Non è abbastanza coraggio, ovviamente. Ascoltala. Non è abbastanza dialettica, fantastico. Mi dispiace. Vabbè. Perché ti scusi? Tu non hai fatto niente di male. Io non ho fatto niente. Nanako sembra al punto di piangere. Papà è stupido. Stupido, stupido. Nanako, come ti permetti di dare dello stupido a tuo padre? Hai spiegato a Dojima perché tu e Nanako siete andati al Junes. Dei ravanelli, per me. È così. Ma non posso comunque permettere che una bambina vada a zonzo a quest'ora. Lo sai quanto è diventata pericolosa questa città? Nemmeno tu dovresti andarti in giro di sera. Dojima ha strigliato anche te. Hai deciso di tornare in camera tua. Ma lo immaginavo, però dobbiamo aumentare le statistiche. Per oggi le lezioni sono finite. La nebbia arriverà, dovresti andare da Teddy. Non mi sembra ci sia nessuno in giro, quindi sì, direi che è la giornata adatta per andarci.